Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Archiviata la simpatia per Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese si è avvicinato molto a Jaele De Donà. I due venerdì notte si sono appartati e sono finiti sotto le coperte. Fuori dalla casa le immagini hanno fatto il giro del web e in molti non l'hanno presa bene, soprattutto i famosi Gin Tonic. Ieri infatti alcune ragazze sono andate fuori dalla casa di Cinecittà. Ad urlare un messaggio molto chiaro per l'ex compagno di Belen Rodriguez. Anto, ti preghiamo, fermati. Stai facendo una brutta figura, una figura di merda. Subito dopo, il GF ha messo la musica per coprire le grida, ma ormai il geffino aveva sentito tutto. Mi piace Anto, ma non ci sto a passare per zecca una che non lo molla mai. Lui deve prendersi le sue responsabilità. Perché è il primo a cercarmi e poi in puntata fa finta di nulla. Così io passo per la disperata che gli va dietro. Deve essere sincero e dire tutto. Mio marito. Alfonso ha detto che è a New York a divertirsi con belle ragazze. Si è anche aggiunto che ha delle foto in esclusiva. Dio quando le farà uscire, che io devo vederle. Sto tutti i giorni a pensare a ste foto. Se vedo giochi, ok? Ma se vedo il bacio io scatto. Perché io ho fatto la scema con Antonino, ma non l'ho mai baciato. Mi sono frenata tanto. Io conosco i nostri limiti e vediamo se vale lo stesso per lui. Ti immagini se ha limonato e finisce su chi davanti a tutti? Ma perché è andato a New York? Doveva rimanere a Los Angeles, che almeno so chi frequenta e dove si diverte. Noi abbiamo un amore libero. Ma il bacio e il trasporto sono un'altra cosa. Se vedete io qui dentro non ho mai baciato nessuno. Quindi mi auguro per lui che in queste immagini non ci siano baci. Spero che Alfonso Signorini me le faccia vedere la prossima puntata. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.